dei club Rotary di Salerno, che hanno portato la testimonianza concreta del loro attivismo e della loro capacità organizzativa. Il Comune di Salerno indirettamente è stato beneficiario di un'azione che premia la mensa dei poveri, dando loro il contributo proveniente da un'iniziativa culturale alta, che è stato il concerto di Uto Ughi. Non solo, i Rotary si faranno carico della ristrutturazione del campetto di San Felice in Pastorano, dove allestiranno un campetto con degli spogliatoi che noi daremo all'auditorium e alla città. La città cardioprotetta, con una serie di iniziative dei Rotary sempre, che hanno donato dei defibrillatori alla città, dislocandoli in punti strategici, e poi anche le azioni delle donne del Rotary, che hanno fatto in modo che una ragazza nigeriana potesse avere una macchina per cucire e perfezionare così una sua arte, cosa che intenderanno fare anche per il Benin, dove tenteranno di offrire alle popolazioni diseredate di questa nazione delle macchine per la produzione del burro di karité, cioè atti concreti, come vedete, atti di sostanza che migliorano l'immagine della nostra città in quanto a cultura della solidarietà e in quanto anche a cultura della tenuta dei luoghi fisici, perché i Rotary si faranno carico anche della ristrutturazione di un monumento in Piazza della Ferrovia che verrà restaurato grazie ai fondi messi a disposizione dei Rotary. Io ringrazio tutti i presidenti dei Rotary, ringrazio il presidente Vairo, e quindi mi è parsa che oggi sia stata una bella giornata. Ecco, ci siamo incontrati stamattina con i Rotary per non solo ringraziare del gesto che hanno voluto compiere facendo un'offerta per le nostre mense cittadine, ma soprattutto per ribadire il concetto che tutto ciò serve a mettere al centro sempre la persona, e che non sarà sicuramente la povertà o il bisogno di un cibo a diminuire la loro dignità. Quindi questa mattina abbiamo ribadito che la città di Salerno diventa sempre più bella quando queste gocce di carità, di attenzione verso coloro che sono invisibili, viene raccolta non solo con la mente, col pensiero, ma anche attraverso un'azione concreta, che è quella di devolvere un contributo questa mattina di 10.000 euro per le due mense della nostra città di Salerno.